thank you Amici di Costa Viola News, mi trovo a Bagnara Calabra con Mimmo Caruso. Mimmo Caruso, cultore appassionato di storia locale, ma per una vita, insomma, ha fatto il pasticcere. 50 anni di pasticceria, un locale qui sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele, non ha dimenticato naturalmente quella che è stata la sua professione, ma soprattutto la sua passione e soprattutto nei periodi forti, nei periodi di Pasqua, nei periodi del Natale, a dire la verità lo fa sempre, ma nel periodo natalizio si cimenta un po' a, a preparare dei dolci. In questi giorni si sta cimentando in quelle che sono le pizze di San Martino, in dialetto noi, almeno io da bambino ricordo, PTP, Mimmo, le pizze di San Martino, poi voglio parlare anche con te un po' della pasticceria, del torrone, di un po' di questa storia, della tradizione locale, ma cominciamo da, da, dalle pizze di San Martino. Io intanto, buon pomeriggio a tutti gli amici di Costa Viola e ringrazio il nostro amico Carmelo che mi dà questa opportunità di poterle dare qualche cenno storico diciamo, sulla nostra attività di Bagnara, che veramente per certi aspetti è solamente bagnaroto, come la pizza di San Martino, come diceva l'amico nostro. Quando a Bagnara già si, si faceva il torrone, e alla metà dell'Ottocento gli altri paesi nemmeno lo conoscevano noi abbiamo esportato torrone già da quel periodo ed era in piena produzione quindi poi gli altri paesi diciamo sono una diramazione di bagnara ma l'università pasticcera di torroni quanto riguarda eh, i prodotti natalizi e bagnara, con, non con presunzione, ma con fatti storici provati. Quindi volevo dire, eh, bagnara ha prodotto sempre questo, questo tipo di, di, questa tipologia di torrone, infatti noi abbiamo l'IGP dove io eh, ho fatto pure il vicepresidente dove abbiamo fatto il disciplinare, sono stato pure io autore del disciplinare. Comunque torniamo un po' indietro, la prima fabbrica di Torrone possiamo dire con storia, documentazione, documentata, era la fabbrica dei Cardona dal 1850, eccetera, eccetera. E poi quindi a mano a mano veniva affinato perché prima si faceva un torro fatto, torro torrone fatto, era un, un torrone scuro, buonissimo perché ancora il vento dell'elettricità non c'era, poi un po' più in là si è fatto quello, quello, quello bianco e quindi a mano a mano che si andava avanti poi è nata un'altra grossa fabbrica, la fabbrica dei Frosina dove io mi sono cresciuto, la mia famiglia è rimasta là... Uh, no, nove, no, Nove, nove miei parenti, da, da, da mio nonno mio sbigno, e, e lì diciamo che ha imparato l'arte. Sì, io l'ho imparata l'arte, che là effettivamente era il clou, ma non solo torronare eh, di, di torroni, biscotteria, via discorrendo, ma la pasticceria. Quindi, da là ha aperto nei, negli ultimi anni dell'Ottocento e ha chiuso nel 65, mi ricordo dove io. Sono rimasto là per sempre. Senti prima Cardone, Cardone, Frosina, poi a mano a mano sono arrivati poi gli a altri. A mano a mano sono arrivati gli altri, sono cresciuti. Poi c'era Donna Micia che sarebbe una nuora, una cognata di Cardone, che un fratello si era staccato dalla, dalla fabbrica di Torrone, si chiamava Don Ciccio. Invece, Don Carmelo è rimasto con diciamo, la fabbrica madre tu quando hai aperto la tua pasticceria? io ho aperto nell'86 l'ho tenuta 25 anni ma prima mi sono cresciuto fino, eh, fino a quando ha chiuso Frosina, là dentro poi il mio maestro Giannino Morello un grande maestro poi sua, abbiamo aperto là nel 68 io e lui da soli quindi abbiamo tenuto io sono rimasto là fino a eh, 18 anni eh, poi ho aperto per conto mio e quindi ho continuato questa tradizione e ho fatto sempre un prodotto, un prodotto tradizionale, eh, non mi sono mai eh, messo a fare un prodotto eh, industriale, no, solamente un prodotto artigianale, eh, poco ma buono seguendo sempre quella che era la nostra tradizione di bagnara. Poi qualche commerciante, qualche commerciante, qualche produttore si è un po' lasciato andare per poter essere competitivo a fare una sottospecie del nostro coso e abbiamo perso un po' di questo nostro primato. Ecco. Vabbè, recuperato poi negli però, ultimi anni con l'IGP poi... ah, con tutto il lavoro che è stato fatto. Certo. Sentiamo però pasticcere, passione, sacrificio, ma tanto lavoro, pure. cioè, non è voglio dire semplice allora, fare questo tipo di lavoro, ancora di più negli anni passati. Perché oggi, in qualche modo, le attrezzature, le macchine, le attrezzature, ma una volta tutto a mano, veramente fatto allora, artigianalmente, come dici tu, certamente. E allora la macchina è un grosso aiuto perché ti aiuta all'impasto. Ma una volta si faceva tutto a mano, si impastava a mano, si, anche perché c'era la mentalità, non parlo quando avevo la pasticceria io, ma molto prima del risparmio dell'energia, quindi si, si faceva pure lo zucchero fondente a mano, quindi tutto a braccia perché eh, la, 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 la manodopera non è che era, diciamo, tanta cara. E, e allora... Sì. Quanta, quanta gente lavorava all'epoca? Poi, ecco, il discorso, noi da Frosina, per esempio, c'era un centinaio di persone che lavoravano, dei contadini, che eh, diciamo in quel periodo non facevano niente, e dei pescatori, e facevano dei lavori manuali che ci servivano. Ora, 100 persone? Un dice. centinaio di persone, che io mi ricordo benissimo che ero... Sono nato accanto a questa fabbrica dove io mi sono cresciuto là dentro. Eh, per me era il mio, la mia università da piccolo. E quindi lo facevo con passione, mi ero ammammato in quel modo che per me era l'unica cosa. Pensate che io ho vinto diversi concorsi, ecco, tanto per dire, però ho sempre rifiutato perché ho voluto sempre seguire. Quello che era la mia passione, della mia passione. Grazie a di Dio. Sei rimasto qui a bagnare, insomma a coltivare questa tua, questa tua passione. Poi hai chiuso la pasticceria nel. Nel 2012 ho chiuso la pasticceria, quindi per, perché il raggiungimento di, di pensione mi sono andato in pensione, pensate come me ne sono andato in pensione con 43 anni. Non avendo nessuno a chi. Tra trasmetterla, dagliela perché i miei figli hanno preso per me era una scelta diciamo di vita, ma eh, per loro no, era un aiuto che mi dava a me, quindi abbiamo deciso a malincuore da parte mia, perché io avrei voluto. <ride> Vabbè, ma non hai mai lasciato questa no, tua passione? Perché poi nel passato, tempo, io... e oggi abbiamo qui una prova di questo hai continuato e continua a deliziare il palato vabbè, della tua famiglia ma anche ma di amici, amici e so anche Mimmo tu non lo vuoi dire che molto spesso insomma dai realizzi qualcosa anche per chi ha, ha bisogno sì, sì, io qualcuno che ha bisogno che non non può non, io senza nel rispetto sempre della dignità metto su facebook chi ha bisogno di qualcosa, per esempio quando c'è stata la pandemia a Pasqua io ho fatto delle pastiere, eh, dei profiterol perché per me era brutto quei, quei periodi di Pasquale che c'era la festa e la gente non avesse niente, e allora io ho messo, avrò fatto un 45-50 pastieri, ma senza guardare a nessuno, chi voleva veniva dal balconcino e io gli davo la pastiera. Signor Caruso posso venire a prendermi un po' di profiterol, ma come no, ma senza guardare chi fosse un segno tangibile di vicinanza in momenti come questi difficili. Senti, Mimmo, pizze San Martino, quelle che una volta noi definivamo i PTP. I PTP, volgarmente chiamati. Ma la pizza di San Martino, perché si chiama pizza di San Martino? Perché è nel periodo di San Martino, col freddo, quindi era una cosa piacevole. Diciamo, possiamo considerarla il panettone dell'epoca. Dell e per me, quanto riguarda me, mangiare una pizza così di San Martino, che come un pan di Spagna ce ne vuole da, di pan panettone, Pandora, voglia, perché questa qua è una pasta a miele, fa base di miele, farina e zucchero e uva sultanina. Io questa uva sultanina che faccio, la affogo o nel marsala o nel rum in un liquorino e la lascio qualche giorno che assorbe tutto questo, questo sciroppo, questo succo. Con l'impasto, dopo 3-4 giorni, scarica piano piano, piano piano quello che c'ha dentro, quello che lei ha assorbito. E questa pezzetta, come la prendi ora che è stata fresca, la prendi fra dieci giorni, la troverai sempre morbida, perché la mantiene sempre soffice. Ecco, questo l'ho assaggiata, devo dire, assaggerò pure tra poco anche questi, però devo dire veramente, veramente buoni. Quindi un po' pan di spagna, quindi miele. Miele zucchero semplice semplice eh, cosa è, è faticoso cioè, quanto... no assolutamente è una cosa facilissima che se volete con un po di, di io gli do pure la dose non, anzi eh, un chilo di farina eh, due, eh, 200, 200 grammi di zucchero un 200 di, di miele e eh, un mezzo chilo di uva passa però fatta un pizzico di lievito eh, di lievito per biscotti, che è ammoniaca, e poi se gli volete mettere un po' di aroma di limone, a goccia di limone, qualcosa di qua. Si, si fa questo impasto, poi si, si allunga la pasta e si, si taglia con un coltellino. E... Forno a 180 e poi mettete la vostra bravura. Là. E la passione, e la passione perché, perché, se non... perché se non si ha passione in questo lavoro, come in tutte le altre cose, è inutile che uno si ci cimenti a fare. Senti mimo, vabbè, In tutto questo, hai, hai un po' imparato tutta l'arte, hai messo in piedi una tua pasticceria, hai portato avanti il tuo lavoro. Tutto questo mettiamo dentro anche la tua passione per la storia locale. Insomma, certo. Molto spesso anche noi pubblichiamo dei tuoi interventi su quella che. Che è stato un po' i beni artistici ed architettonici. Qualche volta ti sei anche hai recuperato anche qualche luogo abbandonato. Insomma, anche lì ci hai messo la passione. Insomma. Ma soprattutto, questa passione io me la portavo dentro da piccolo perché è stata sempre la mia passione la storia, poi la storia del, del nostro paese, delle nostre zone, è una storia meravigliosa che non tutti conoscono, ma appena che la conoscono si appassioneranno senz'altro. E quindi adesso cerco di passare il mio tempo libero in modo intelligente, approfondendo quello che era nascosto, che ho lasciato da parte quando io non avevo tempo perché dovevo, dovevo lavorare. Bene, Mimmo, noi adesso chiudiamo questo nostro appuntamento con una promessa da parte tua e un impegno da parte nostra di costaviolanews.it che noi vogliamo interpretare questi appuntamenti come delle pillole. No? Noi oggi ci siamo occupati un po', abbiamo voluto fare conoscere la tua storia, abbiamo voluto far conoscere questo prodotto, però l'appuntamento, noi non lo so, in base ai tuoi impegni, in base alla programmazione di Costaviola News, ogni tanto ci vediamo qui. E, o in qualche altro posto e parliamo un po' della nostra storia locale, dei prodotti tipici e, di tante, e delle tante belle cose che questo territorio esprime. Mimo l'ha detto prima, adesso è tempo di torrone, i nostri torronai sono riusciti dopo anni ad avere questo riconoscimento, l'IGP, è un momento particolare che l'Italia sta vivendo in tutto questo naturalmente per passare un buon Natale con... I, le pizze di San Martino ma con il, nostro, San Martino, con il nostro magnifico prodotto di punta che è il torrone certo comunque quando si tratta di dare informazioni storici oppure sul, sulla pasticceria sulla produzione di cose io se ho un impegno mi disimpegno per, sia per Costa Viola News e sia per gli amici perché è la mia passione quindi per adesso ringrazio voi che mi ascolterete, non voi a me. Quindi sono sempre disponibile. Chi ha bisogno di qualche informazione e io posso esprimere il mio modesto pensiero informativo, io sono sempre a disposizione di qualsiasi persona. Bene, a me non resta che salutare, ringraziare Mimmo Caruso, dare appuntamento a voi e a lui, alla prossima, con i prodotti tipici locali, con la storia di questo territorio e con le pillole sapienti di Mimmo Caruso.